Ma quanto vai? Ma quanto accettato? Ma tu sei pazzo? Ma di che stai parlando? Ma come ti permetti? Sono attacchi pretestuosi che non interessano all'assemblea. Cortesemente, se possiamo andare avanti. Mamma, hai fatto bene, però c'è. Vabbè, a posto, io la volevo mettere in evidenza. Silenzio! Timo, allora, c'è un altro minuto. Mi devi sintetizzare. Allora, a me dispiace che tu abbia aperto una discussione con un posto dove già è stata decisa la festa. Perché se avessi avuto tempo di poter dire perché non parla alla festa, io l'avrei detto. Purtroppo non c'è stata la possibilità. Se mi danno un po' di tempo, io scrivo anche questo. Se no lo vado a scrivere direttamente nel posto dove è aperto la... Lascia sta che va bene parlare. Ragazzi, ma io... Vai, Fernando, vai, sintetico, vai. Allora, praticamente, nel posto dove si farà la festa, ci stanno i pollici verdi. Allora, noi siamo stati accusati, io e altre persone siamo stati accusati di non essere troppo inclusivi lì nella zona nord. Dico zona nord, no, perché è la mia zona o altro, perché in quella zona noi cerchiamo di fare informazioni. In quella zona noi cerchiamo di fare informazioni. Allora, abbiamo invitato tutti le persone che si sono avvicinate ai banchetti, invitandoli a iscriversi al meetup con questo. Quindi dire che siamo poco inclusivi mi sembra un attimo pesante sta cosa. E abbiamo cercato praticamente di far partecipare le persone, mi fa piacere pure che ci sta Ciro perché volevo dire pure alcune cose al Ciro, abbiamo cercato di far partecipare il più possibile alle persone. Poi, quando sono venute fuori, quando è cominciato il periodo elettorale, Ciro ci ha fatto venire ad una delle riunioni, Ciro Totaro intendo questa qua, ha fatto venire ad una riunione Peppe Cioffi, che è una delle persone che praticamente sta lavoro organizzato per attivismo insieme ai pollici verdi. Praticamente si è mosso per la campagna elettorale, però io insieme a queste altre persone, praticamente dice che in quella zona, se no lo scrivo su un bidatto perché per me non c'è problema. E allora nel parco Corto Maltese ci stanno 15 attivisti che noi non abbiamo mai visto, cioè, tranne qualcuno che poi dopo è stato associato al parco Corto Maltese, che non sapevamo nemmeno che abitavano in quel posto, il resto non si sono visti. Allora, se è la seconda volta che noi veniamo praticamente bypassati, sempre con questi pollici verdi, ci stanno sempre questi pollici verdi in mezzo, perché che cosa è successo? Sia nel caso della piantumazione dell'albero alla giornata della terra, dovrebbe essere la cosa, cioè, è vero, mi fa piacere che vengano invitati questi pollici verdi a partecipare, a fare un evento, però sarebbe anche giusto informare pure gli attivisti del posto, perché tra le altre cose, tra gli attivisti del posto ci sta pure chi ha il pollice verde. Però comunque vabbè, è stata una cosa organizzata, come disse Dario, insomma, velocemente. Adesso viene organizzata un'altra cosa velocemente, dove veniamo a sapere, cioè ci sono degli attivisti che là fanno qualcosa sul territorio, e noi allora praticamente non abbiamo fatto niente, almeno avvisarci e farlo insieme questa cosa, ci sarebbe piaciuto. O perlomeno a me mi sarebbe piaciuto. Però non lo so, ci vedo qualcosa di anomalo, come a delegittimare quello che in pratica è stato fatto sul territorio. Però se così deve andare, per me va bene, l'importante però è anche capire come funziona tutto il meccanismo. Si può, una cosa, si può perché siamo stati una cosa sola, siccome secondo me qua ogni volta esce un tema e va a finire che arriviamo alla fine e nessun tema riusciamo a risolverlo, cerchiamo almeno di andare per passi. Esatto. Ma qua abbiamo creato i temi e ci sono criticità, cioè noi dobbiamo risolverle, perché questa è una riunione dove noi dobbiamo risolvere le criticità tutte quante, andare avanti, tornare indietro, non fare niente, sciogliere il movimento qua, sciogliere il meetup, non ce ne frega niente, qualsiasi cosa. Allora, se ogni persona viene qua e dice tu hai detto un problema adesso su Marisa, una cosa che non ti è piaciuta come ha fatto la campagna elettorale, stiamo parlando della festa,
ci sono delle cose che vanno risolte. Allora io dico, arriviamo alla risoluzione delle cose che vengono dette qui, fin dove arriviamo, e poi continuiamo, ho ancora un'altra riunione per altre problematiche. E come Maria sì, ha risposto? Cioè perché, no, perché in questo momento se noi andiamo avanti tutti a dire qualsiasi tema e non ne risolviamo neanche uno, finisce che non facciamo più niente. No, diventa una cosa confusionaria. No, ma poi ce l'avete sto fatto, non si è capito niente. No, risolvere, affrontare, che significa dialogare. È una mia proposta. Io accetto, però vorrei sapere la parte in causa, nella fattispecie, non si è capito niente. Accusata della mancata condivisione, eccetera, chi è? Ah, il Ciro Toto. Allora ecco qua. Posso? La questione dei pollici verdi, che è la terza volta che affronto con Nando il gruppo di Secondigliano, però spero che questa sia l'ultima e che ci sia la volontà di capire effettivamente, perché se poi tutte le volte ci dobbiamo ritornare su con gli stessi preconcetti, allora faccio l'ultima, sarà l'ultima volta di cui parlo dei pollici verdi. Ciro, alza allora, i pollici verdi, è inutile che faccio la storia dei pollici verdi, è un'associazione che di liberi cittadini che ha recuperato un parco all'interno di Scampia. Questo parco, insomma, è un po' la storia della cittadinanza attiva, per cui è anche abbastanza simbolica, diciamo, che si festeggi il meetup proprio in quel luogo là, insomma ha un certo significato, anche se la cosa è avvenuta in maniera molto casuale, perché parlando una sera a San Giorgio Laura mi disse che c'era questa difficoltà di trovare un parco perché c'era estate a Napoli, e io suggerì questo di Scampia, e poi sono andati a vedere, mi è piaciuto anche, diciamo, la produzione, ma non solo, hanno conosciuto anche i pollici verdi, e mi è piaciuto anche il modo in cui loro hanno voluto andare. Ok, però la questione di cui Nando faceva riferimento riguardava un nostro, diciamo, simpatizzante che si chiama Beppe Cioffi, che è uno dei membri dell'associazione, il quale fu coinvolto da me in una riunione nell'area nord poco prima o durante la campagna elettorale, adesso non ricordo bene. Durante questa riunione Peppe Cioffi parlò di una quindicina, in maniera, diciamo, generica, una quindicina di attivisti, o meglio di associati dei pollici verdi, simpatizzanti del movimento. Attivisti del Movimento 5 Stelle, attivisti del Movimento 5 Stelle, cittadini attivi, attivisti simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, ma si parlava di una quindicina, per dire che potevano essere 8 come potevano essere 30, non era un numero così, che praticamente furono tirati in ballo perché potevano dare una mano, diciamo, in maniera generica, generale, sulla conduzione della campagna elettorale. Però da quella riunione, è stata l'unica riunione in cui Peppe Cioffi è venuto e poi non è venuto più. Questo per dire che il coinvolgimento, perché nelle varie riunioni che abbiamo fatto con loro si è anche, diciamo, ipotizzato che i pollici verdi in qualche modo fossero stati coinvolti nell'organizzazione di questa festa, in quanto avessero dato a me personalmente una mano nella campagna elettorale, cioè avessero fatto da comitato elettorale, e questo, diciamo, era un modo per fare pubblicità, parole di Nando, ai pollici verdi, ospitando la festa dei meetup lì, cosa chiaramente assolutamente falsa, non vera, perché chiaramente, a parte che io insegno dove c'è il parco, conosco tutti quelli che abitano lì, perché sono molti di questi sono genitori dei miei alunni, quindi diciamo che il comitato elettorale mio l'ha fatto il parco, insomma, sono usciti un'ottantina di voti là, però insomma, perché mi conoscono, non credo che ci sia un nesso tra l'attività dei pollici verdi e la mia candidatura. Questo per chiarire una volta e per tutte che, tra l'altro, nell'organizzazione della festa del meetup i pollici verdi non c'entrano nulla, cioè non vengono né coinvolti ufficialmente
come supporto, abbiamo soltanto chiesto un supporto, diciamo, come dire, di informazioni per come utilizzare il parco, come attivare le varie richieste di permesso alla municipalità, dove prendere la corrente e questo. E loro si sono messi a disposizione a darci queste informazioni, ma più di questo i pollici verdi non vengono coinvolti. E in ogni caso, pure se fossero coinvolti, non ci vedo proprio niente di male. No, ma è chiaro che se la metti, allora se la metti su questo punto va bene, perché nel senso tu dici sono simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Ma io chiesi a Peppe Cioffi, infatti questo fu un punto di rottura, chiesi a Peppe Cioffi se questi erano attivisti del Movimento 5 Stelle. Peppe Cioffi rispose di sì, e tu allora lo chiesi a te per sicurezza, sì, e tu mi dicesti sì, sono del Movimento 5 Stelle. La cosa mi lascia un grosso dubbio, perché tra le altre cose, io personalmente non li ho mai visti ai banchetti, perché là c'è un grosso lavoro da fare. Esatto, però, forse si può, perché vorrei dire anche la mia su questo. Se posso, però dico, non so. Allora, sinceramente già se sono presi un po' troppo tempo, no? Ci stanno altri. Allora, io lo posso scrivere anche se allora, per me sappiamo, dici di andare avanti. Sì, però chiudiamo Salvo. Però stai facendo. Cioè, arriviamo alla conclusione di questo argomento. Perché ci stanno le persone. Permettetemi un attimo. Io, attenzione, però io sul meetup, allora io sul meetup ho chiesto delle informazioni. Allora, io sul meetup ho chiesto quali sono stati i criteri di organizzazione della festa. Ma pensato allora che devo fare, sono oltre a essere pigliato a parola sul meetup oppure dove sta, non la vedo quella che dice che c'ho la foto di 10 anni fa, dove è la foto? E lei no, oltre a avere grido, allora vediamo poi insomma come funziona, perché allora io avrei spiegato, se mi avessero risposto io avrei spiegato insomma un po' la situazione come stava messa. Perché secondo me mi lascia il dubbio che possa iniziare già una campagna elettorale. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Silenzio. Vai. Allora, io rappresento il meetup di Ischia. C'è un gravissimo problema praticamente di organizzazione. Circa 5 mesi fa è cambiato l'organizer e sono succedute molte cose molto brutte. Allora, praticamente l'organizer, 10 anni che c'era il vecchio gruppo di Ischia, del meetup, non è mai stato sbattuto fuori. In 3 mesi che ci sta questo, siamo già 3 sbattuti fuori e altri 2 prossimi. Ok? Tutto perché viene contestato il modo di gestire il meetup e soprattutto il modo di eseguire delle leggi, diciamo, del movimento. È successo la cosa più, diciamo, grossa circa 3 settimane fa, è venuto in visita non ufficiale per farsi una vacanza a Saiello, ok, con la fidanzata. Nessuno del meetup lo sapeva tranne l'organizer, una certa Caterina Iacono. Praticamente è una tizia che è entrata nel movimento a gennaio, si è iscritta. Lei però l'anno scorso faceva parte, collaborava con Forza Italia per le elezioni al comune di Casamicciola, ok. Allora è venuto Saiello a farsi le vacanze, nessuno nel meetup lo sapeva, l'hanno fatto fare giustamente questi due il giro dell'isola, ok. Se non che il giorno successivo Caterina Iacono, di sua spontanea volontà, presentandosi come facente parte appunto del movimento, non mi viene adesso la parola, ha portato Saiello a fare un'intervista, questa intervista, col sindaco di Casamicciola, Castagna, che è di Forza Italia, ok? Senza chiedere il permesso né al movimento, né al meetup, né all'organizer, è andata da sola. Ok? Allora, in questa intervista Saiello, secondo il giornalista, dice che si attiverà per far avere dei fondi europei, circa 10 milioni, per dei lavori, per un'opera vetusta che sull'isola si chiama Pio Monte di Misericordia, un palazzone enorme. Ok? Il problema è questo, prima di tutto il movimento a Ischia non si è mai interessato di quest'opera perché ci sono molte problematiche, penso che più o meno si sappiano, tra le condutture fognarie che sversano a mare, adesso c'è insieme in concomitanza con i campi flegrei, le trivellazioni per la e quindi ci troviamo con quest'altro problema, ci sono centinaia di problematiche sull'isola, il primo monte di misericordia a noi non interessa. Abbiamo contestato la forma con cui questa intervista è stata rilasciata, perché non è stata chiesta il permesso a nessuno.
una tizia, Anna Iervolino, che si è presentata l'anno scorso, una nostra attivista di vecchia data, che si è presentata l'anno scorso appunto per l'elezione a Casamicciola, si è subito alterata giustamente, e in una pagina segreta che l'impagliazzo ha su Facebook per gli attivisti. Chiudo? Vabbè, facciamola concludere. No, chiude. Dovete imparare a parlare. Lo so. Purtroppo, insomma, si è stato contestato questo. Impagliazzo ha cacciato prima via dal meetup una certa Lucia Manno. Anna Iervolino ha detto stati zitta. A me che difendevo loro due, praticamente me ne ha cacciato dal meetup e ha detto altri due ancora, mi ha minacciato. Chi è l'organizer? Antonello Impagliazzo. È impazzito il corpo. Catalano. Aspetta che è impazzito. Sinceramente io non so come arrivarci. Anna, no, però gliel'abbiamo detto, perché Anna Iervolino, che ha il numero di telefono, gliel'ha detto: tu vieni qua, non avvisi nessuno, rilasci l'intervista con questo che è di Forza Italia, ma per giunta è il sindaco Castagna. Se no giri, faccio la foto sull'articolo. Il sindaco Castagna in realtà è un attimo, fatto la foto. Silenzio. Facciamo un problema sull'organizzazione del meetup, come sta adesso avvenendo, che è totalmente sballata. E poi questo problema, insomma, possiamo vedere con chi. No, vabbè, non ha parlato di collusione. Ho riportato. Vai. Fate il mio modus operandi. Devo scrivere i miei appunti. Innanzitutto dicevo che l'armata Brancaleone purtroppo deve finire, perché questo, con tutto l'affetto che ci sta, è un'armata Brancaleone. Abbiamo bisogno di assumere una nuova metamorfosi, se necessario anche militare, in modo che l'Italia non è la Grecia, e soprattutto Napoli non è l'Italia. Napoli è un pianeta aperto, è anomalo in tutti i suoi sensi, e quindi ha bisogno di un'organizzazione ben più ferrata, già incominciando da noi attivisti, dico, dobbiamo far sì che non ci possano essere infiltrazioni estranee che possono incondizionare il movimento, e ce ne sono parecchie. Io cerco di stringare, perché mi hanno detto di... Quindi, infatti, noi nei mesi passati stavamo cercando di creare con l'amico Alessandro Amitrano un trattato che non permettesse più a nessuno di passare da un gruppo a un altro, sia politicamente, a gruppo, che un gruppo politico, chiaramente c'eravamo avvalsi della consulenza di un giurista, e poi si è lasciato. Lasciato andare. Intendi al Parlamento il vincolo di mandato? Al Parlamento, ma non solo al Parlamento, anche localmente. È proprio perché noi ci troviamo di fronte a qualcosa di particolare. Non dimenticate che è stata, anche se formalmente, è stata istituita la città metropolitana, anche se non si sa cosa sia, è solo verbale. Non c'è nessun trattato istituzionale, ve lo posso garantire io che lavoro là. E quindi dicevo, ecco, proprio per questo dobbiamo essere organizzati e far sì che dare un input a come se si fa, a come deve essere la città metropolitana, anche se per me è molto complicato.
perché noi stiamo parlando di 99 comuni, oltre alla città di Napoli, e quindi in totale sarebbero quasi 3 milioni di abitanti. Ma se abbiamo un sindaco che non sa gestire la città di Napoli, come possiamo aspettarci che riesca a gestire una città metropolitana? E quindi è un quesito che si pone a noi come Movimento 5 Stelle per dare l'input a come deve essere, se la vogliono fare, la città metropolitana. Salvatore, vieni, altrimenti non mi riesco. Forse è meglio là, brava là, forse è meglio là. Quanti comuni sono? Aspetta, silenzio. Prima di tutto non credo che la proposta che si stava nascendo, quella fatta da Ciro, forse non è il caso di parlare stasera, non ci sarebbe il tempo, però se dopo vuoi accennare la comunque scusa, ti fai più indietro un po' la voce, arriva senza. Era una proposta di fare dei meetup cittadini itineranti, cosa che già abbiamo fatto nel passato, però da metterla in pratica nel concreto e di partecipare tutti quanti, di rifare di nuovo gruppo a livello cittadino, però spostandoci nei vari quartieri. Mi diceva giustamente poi di non tenerci limitati alle municipalità, ma di allargarci ad aree, perché sennò sarebbero troppo numerosi questi meetup da fare, cioè torneremmo in un posto dopo due mesi, insomma, sennò... Ok, vabbè, brevemente l'ho detto. Poi... E questi incontri tematici su quelle che sono le necessità di quel posto, di quel quartiere, di quella municipalità, di quell'area. Poi volevo molto brevemente fare un applauso a Max Gambardella, personale, perché io ritengo che sia veramente coraggioso venire qui in mezzo a tante persone e chiedere formalmente scusa per aver avuto un atteggiamento. Grande Max! Un atteggiamento violento nei modi e nelle parole. Anzi, io auspicherei che molte persone qui presenti prendessero esempio da te, perché forse in tal caso allora si prenderebbe quello che diceva Francesca, perché se non c'è il momento dell'esternazione, dell'autocritica, non può esserci nemmeno il momento dell'accoglimento di questa autocritica da parte di tutto il gruppo. Ultima cosa, era semplicemente un'informazione che credo molti di voi già sanno. C'è una sperimentazione, chiamiamola così, in atto nell'area Flegrea, di collaborazione con altri movimenti e con altri comitati. Una collaborazione che noi abbiamo chiamato coordinamento Notriv Campi Flegrei e che è riferita proprio alla centrale geotermica di cui parlava anche l'amica di Ischia, però era relativa più che altro alla centrale che vogliono fare via Scarfoglio, Agnano. Questa è una collaborazione che è nata nell'ottica di sul tema, specifica sul tema, però in realtà stiamo notando positivamente come realmente si sta riuscendo a coinvolgere vari gruppi, vari comitati, vari anche singoli cittadini intorno a questo tema che è veramente scottante, veramente urgente e sinceramente anche calando un attimino quelle che sono le proprie bandiere. Noi ci siamo accorti come Movimento 5 Stelle che nel momento in cui c'è stato un attimo un passo indietro, in realtà c'è stata una grossa aggregazione degli altri comitati. E questo io personalmente lo ritengo una cosa molto positiva per la cittadinanza. Okay. Teresa De Giulio. Teresa De Giulio. Ecco la voce bella. Vai.
Vai. Allora, mi presento perché sono una new entry. Sono una new entry e volevo portare la mia esperienza. No, non è possibile che non sentite la mia voce. Allora, sono da sempre una simpatizzante del Movimento 5 Stelle, quindi vorrei portare una differenza tra il voto di protesta e il voto di coscienza. Quindi io ho guardato sempre i 5 Stelle come un voto di protesta. Oggi si potrebbe trasformare in un voto di coscienza. Fortunatamente ho conosciuto delle bellissime persone un paio di mesi fa in campagna elettorale delle regionali perché cercavo un candidato, cioè nel senso che è giusto sicuramente appoggiare il movimento come abbiamo fatto tutti, però è anche bello sapere chi sono le persone, perché il movimento, come il mondo, no? Io insegno, è fatto di persone e ci sono delle persone con le quali puoi trovare un feeling particolare, dei punti in comune, dei punti di forza, dei punti di debolezza. E questo mi ha portato a non trovare nessuno veramente, fino a quando poi ho conosciuto il mio gruppo di pianura che mi ha coinvolto in tantissime attività. Cioè io non conoscevo nessuno, cioè li guardavo dalla televisione, te, a Di Maio, a Di Battista, quella paffetta e dritta, figurati. Però poi all'improvviso loro sono quelli che sono più visibili rispetto agli altri, poi li ho conosciuti tantissimo perché attraverso il gruppo di pianura, che è comunque molto unito, siamo andati dappertutto, abbiamo portato il sostegno a Quarto, siamo stati a Dopo a Portici per la sfilata, abbiamo fatto tantissime cose, rappresentanti di lista, tante, ce ne fanno mai piedi, fino a quando vi ho conosciuto tutti, cioè una ventina di giorni, ho conosciuto te, Di Maio, Di Battista, tutti quanti, Musparà, Ionta, e quindi poi ti leghi alle persone per una questione di simpatia, quindi richiamavo qualche critica rispetto ai candidati. È normale che se tu conosci un candidato, purché un altro, cioè ti viene quella cosa di legarti anche per una certa simpatia. Maria insegna come me, è normale che io vedo in Maria un punto di riferimento, una persona che comunque come me affronta dei temi, però sono rimasta, devo dire la verità, sotto certi aspetti molto 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 delusa. Proprio perché ho evidenziato una guerriglia quasi urbana, orribile, bruttissima, bruttissima. E devo dire la verità, mi stava facendo tornare indietro al semplice voto di protesta, perché mi avevo votato comunque, però giusto perché meglio tu non ce lo stai giù, non perché fossimo meglio là. Però questo invece poi ho incontrato una persona meravigliosa che è Gennaro Giuliano. Perché l'ho incontrato? Perché quando lavori, io ho scoperto un'altra realtà del Movimento 5 Stelle, come lui anche Presutto, cioè per quanto riguarda i temi, il tavolo della disabilità, il tavolo del porto. Sono andata, mi sono immessa in queste realtà e mi sono resa conto effettivamente che il movimento è un'altra cosa. Cioè il movimento è fatto di altre persone, è fatto di tante persone attive, di poche beghe di palazzo e tanta tanta operatività. Cioè con Gennaro facciamo delle cose meravigliose, con il porto fanno delle cose meravigliose, perché ho preferito la disabilità rispetto al porto. Però quello che io vorrei invitarvi tutti, veramente, perché io sono entrata da poco, molte persone scappano. Cioè non scrivete su Facebook, cioè abbiate pazienza, scrivete nel meetup, perché chi sta nel meetup già è un attivista, ormai già fa parte di un mondo, conosce pregi e difetti. Quando vi leggono su Facebook, io in prima persona, dico che sono peggiolata, chi sta fanno paura. E questa è una cosa che vi prego, perché tante persone come me vi leggono su Facebook e tante persone tornano indietro. Roberto, e solo questa era la mia preghiera, veramente. Andrea Cipotti. Tutto quello che ho sentito, silenzio. È anche normale, nel senso che sono cose che accadono secondo me in tutti i gruppi, i piccoli gruppi, i gruppi allargati. Ci sono i pregiudizi positivi e negativi che comunque regolano i rapporti sociali. Questo è una delle poche cose che ho imparato nei pochi esami che ho fatto a sociologia, e mi è rimasto impresso. Quello che però secondo me è importante è cercare di superare, diciamo, questi pregiudizi, sia magari, ragazzi, soprattutto naturalmente quelli negativi, no?
e ho cercato di farlo anche io, perché comunque anche io, come Teresa, giusto? Quando sono entrato nel movimento ero entrato con determinate aspettative. Mi sono ritrovato, ahimè, anche io in discussioni, ho fatto tanti errori, mi sono trovato a chiedere anche scusa personalmente ad alcuni attivisti, ho cercato di farlo un po' pubblicamente, anche in privato, perché mi sono reso conto nel tempo che, come poi era la mia aspettativa, diciamo, principale, che quello che poi conta è quello che ha detto proprio Gennaro all'inizio, cioè unirci sui temi, perché al di fuori, diciamo, di questa assemblea ci sono dei problemi veramente forti, dei problemi, diciamo, seri, che se prima noi non abbiamo un'unità non riusciamo, diciamo, a poterli risolvere. Detto questo, e quindi il mio appello è per abbattere questi pregiudizi negativi, quindi anche su noi stessi, agire prima di tutto su noi stessi come ho cercato di fare io, e quindi cercando di interagire col tempo anche con quelle persone con le quali avevo avuto delle discussioni forti, molto forti, non faccio i nomi, ma penso che chi mi sta ascoltando sa bene magari perché io... detto questo, volevo pubblicizzare l'evento. Approfitto di venerdì prossimo, del 10 luglio, per la discarica Via De Roberto. Ci tengo a questa cosa perché è stato un lavoro che, anche se faticoso, diciamo, che è iniziato ad ottobre con la conferenza stampa che facemmo, se ricordi, Roberto, a Via De Roberto. Abbiamo raccolto le firme sotto a gazebo con una petizione, abbiamo raccolto più di 1000 firme, che quindi abbiamo intenzione di protocollare e consegnare al comune. Dopodiché abbiamo fatto un progetto che allegheremo a questa petizione, abbiamo parlato con le persone, anche in questi giorni siamo stati a Via De Roberto, io, Luca, Massimo, Tina, altri attivisti, perdonatemi, non ricordo i nomi di tutti, diciamo, è stato molto faticoso, però la gente è sembrata, diciamo, abbastanza entusiasta di questa cosa, anche perché ha visto un interessamento nel tempo. Io ci tenevo proprio a questo, perché spesso al di fuori del movimento ci sono persone che ci rimproverano alle volte o di fare, tra virgolette, perdonatemi, magari questo può servire anche ai portavoce, passerelle, oppure di non completare, e questo invece un percorso, e questo ce l'ho soprattutto con noi del Meetup, perché spesso noi tendiamo ad aprire 1000 discussioni però poi non a concludere, oppure facciamo degli eventi e non riusciamo a concludere, scusami, solo questo. E quindi concludo dicendo che sarebbe opportuno concludere questo tema con questo evento, quindi vi invito tutti venerdì a 10 luglio a partecipare, è stato un bel lavoro, è un bel lavoro, abbiamo fatto un bel idea. Giuseppe la Peruta, che è durato un anno, Giuseppe, facciamo la riunione luglio scorso, no, è stato un bel lavoraggio, faccio perdonare, non aggiungo niente rispetto a quello che già è stato detto sul meetup in questi giorni circa la necessità di tornare a lavorare sui temi, come l'ho detto, riunioni itineranti settimanali partendo dal lavoro che è stato fatto 5 anni fa, e mi auguro che questo sia il modo migliore per superare degli attriti che ovviamente si sentono anche qui stasera. Proporrei come prima riunione di farla proprio dove la settima o sabato, dove mi auguro tanto di riuscire persone, perché Ciro Todaro e Lino ed altri possano recuperare il modo di, insomma, di imitarne i pollici, magari pure a scazzotti, ma di confrontarsi. Tutto qua, grazie. Aldo venga. Sì? Aldo. Okay. Io l'invito, dicevo, okay, questa è la sede per, diciamo, buttare fuori qualche cosa, perché se ci sono dei problemi, chiaramente siamo tutti quanti, ognuno con la sua idea, la sua, insomma, e nasce questa sessione. E volevo solamente evidenziare una cosa, perché ho l'impressione che al Vomero esiste uno scollegamento che pare che persista. Ora, se mi sbaglio, allora chiudo. Se però anche altri se ne sono resi conto, quindi di discutere anche di questo argomento. Sai chi è lo scollegamento? Un po' lo scollegamento tra... Cioè, e ci sono due gazzette, uno si fa regolarmente, un altro si fa... Chi partecipa a un gazzetto non partecipa all'altro, e chi non saluta più quell'altro. Cioè, io vedo le cose che non sono in movimento. Io da quindi, prima del movimento già avevo delle idee uguali a quelle del movimento.